Mi piace, molto bene. Allargagli di più, Giada. Mare, la gamba è sbagliata, non puoi fare un cazzo. Tu fatti i cazzi tuoi. La gamba è sbagliata, Ilaria. Perché non sapevo cosa dovevo fare. Appunto, il giochino di prima serve a questo. Mare, non si può ricevere così, è impossibile. Non riesci neanche a attaccare uno shot line. Ecco fatto, si comincia. Tecnica di ricezione inesistente. Uguale, non cambia un cazzo. Prendi la giusta posizione di ricezione, perché sei vicino alla linea laterale? Hai voltato le spalle, te la puoi dare soltanto in bagger. E lì, batti diagonale. Passatene un po' di pallone che l'avete tirati ovunque, perché ovviamente mai non ci fa neanche a fare uno shot. Abbassa una spalla e fermati sulla posizione di uscita, Giulia. Abbassa la spalla interna e fermati sulla posizione di uscita. Ilaria, non la devi ammortizzare. Ti devi opporre al movimento di battuta. Ok, questa è perfetta. Mamma mia, che brutto. Oh! Ce lo sto mettendo tutto, veramente. Cioè, ha detto, colpito uno dei due angoli, centro del campo. Ti giuro, Ilaria calò, uguale. Le gambe, devi entrare con le gambe basse, non con la schiena dietro. Troppo aperta. Apri no, non te la può dare fisicamente la palla aperta, devi andare anche in alto. Troppo alta, le gambe, non devi andare indietro con la schiena che alzi anche il pallone. Brava Giada però. E lì, cambia lato, vai dall'altra parte, batti frontale. Sempre attacchi in direzione di chi batte, mi raccomando. Giulia, fai un passo indietro e spingi bene questo pallone. Spingi il pallone, tienilo lì. No, 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 no. Non ti devi buttare in ginocchio piegando le braccia. Stai in piedi con le braccia stese ed rimbalza dritto. Sei già al centro del campo. Non con il salto. Molto bene questo palleggio. Le gambe sono totalmente a caso. Verso un angolo. Leva i piedi, non è un affondo. Questa è troppo alta per la tecnica di palleggio, finalmente è presente. Ilaria, la gamba è sbagliata. E lì, batti diagonale. Attaccati in direzione della Donelli. Brava è un'altra cosa. Giada, vai addosso la palla e sei indietro di schiena. Cioè, tra l'altro è ridicolo perché avendoci il cappello vai dire, cioè proprio così entri. Apri. Andate contro il pallone. Basse sulle gambe, entra. Entra. Si vedeva un'ora prima che toccava il nastro. Non in ginocchio. Giulia, aspetta, devi aprire la palla. Se lei non riesce ad aprirla tutte le volte, non gliela alzi, è molto semplice.
Così almeno la educhiamo, visto che non è in grado di farlo da sola. Insomma, c'è le dita troppo contratte. Hai fatto tutto giusto, hai fatto. Non la devi ammortizzare. Ora diventa più semplice farlo. Perché... sì, appunto, non devi ammortizzare. Ci chiediamo di fare di meno, non di più. Quindi la devi ammortizzare, la devi spingere di là. Così la attacca Giulia. E tu non devi attaccare il pallone. Cambia un'altra al posto di Elisa. Andiamo. Troppo corta. Bravo, bravo Ilaria. Troppo corta, devi spingere di più. Non può attaccarla quella palla lì. Non serve un cazzo questa qui, Elisa. La tua classica ricezione sbagliata. Cioè, o adesso o ricevi bene, o ricevi perfetto standard, o ricevi perfetto altra parte. Se la tieni in mezzo è un errore grave. Non serve un cazzo questa... No, Ilaria, non lo puoi fare così. Se la palla rimane così corta, salti anche lungo, è ovvio che viene questa porcata. Questa va bene, invece. Questa potevi farla, però vorrei che non chiamassi apri a Elisa, perché sei sotto la palla sempre. Cioè, e devi saltare, ok? Di più. E non hai la... Oh! Se entra dentro il quadrante della compagna, tu non hai la diagonale. E sei obbligato a tirare in diagonale adesso. Quindi non puoi farlo. Quindi o blocchi la palla e la lanci di là così e tu ti giada e vedi che te la spiega meglio, oppure non fai questa porcata. Cambio, batti in diagonale, Giulia. Sono partita prima io, sorry. Non c'è il pallone in fondo. Ilaria, sei sempre storta. Tieni il petto verso il centro del campo. Devi stare con la gamba destra davanti e non finite in terra. Tieni piegata la gamba, Ilaria. Questa molto bene. Manca le gambe su questa palla. No, siamo arrivati al punto dove il palleggio solo ma braccia non ci arriva più, perché sei troppo distante. Ottima questa, molto bene. Eccezione perfetta. Ehi, è trattenuta. Te la sei picchiata sotto la reditiera. Non hai usato le gambe, hai soltanto caricato di più le braccia. Uguale Giada, è trattenuta. Questa è perfetta. Molto bene, però il solito discorso. Perché non puoi spingerla portandola giù, devi usare la gamba adesso. No, io sono stronza. Vai, Giulia, cambia lato. Ha cambiato. Braccia stese, molto bene questa, ora ci siamo, sempre con l'allargo, mi raccomando. Già da entri un'ora e mezzo prima, cioè, lo vedi che non ce la fai a provare a fare niente di nuovo dal tuo solito palleggio trattenuto? Ilaria, rompi il cazzo anche a tutti gli altri. Pensa... per togliere il pallone. È troppo a filo rete. Allargarti, non è finito la rincorsa d'attacco. Non ti voltare in volo, non ti voltare in volo.
Una baciata. Ilaria, lì devi saltare ad attaccare. Bagger no. Volte dalla parte opposta di campo. Giulia, batti diagonale. Troppo corta. Difficile fare qualunque cosa. Molto bene. Madonna santa. Santo, tra uno e l'altro santo, fate 130 anni. Sono trattenuta. Molto bene. Vai a fare in culo te i piedi, Ilaria. Hai fatto tutto bene, poi ovviamente. Tutto bene, era tutto perfetto. Cioè, hai voluto proprio farlo te apposta. Hai anche unito i piedi mentre palleggiavi, cioè. È proprio, si fa sul penale, eh. Ilaria, no. Se la fai ruotare in volo, questa palla qui è perduta. Guarda di più, più verso la sua zona di campo. È troppo. Abbasso il braccio. È troppo vicino. Ilaria, prima salti e poi palleggi, non li fai insieme le due cose. Cambio giocatrici di battuta. Fare un cambio? Tanto farete tutti tutto, ma c'è uguale. Poi dopo esatto. Perché poi ne sono dei. Ah, non sono sette qui. Vai, battuta. Vai. Molto bene, Elisa, sei entrato un'ora e mezzo prima, hai fatto trattenuta. La palla è fuori dall'asta, non serve un cazzo, né a te né a lei. Ma perché buttiamo via tempo? Io lo sostengo sempre, voi avete troppo tempo libero. Indovina perché? Cade il cappello, cioè, ci sono poche cose da fare, eh. Siete dietro il pallone. Se cade il cappello. Siamo impazziti. Bravissima. I piedi. Davvero non mi sento. Sì, Dio di Dio, ma ce la facciamo a spremere le posizioni corrette di beach volley, cazzo. Oh, ma anzi, ma da qualcun altro, ok? Che Giulia la sa alzare quella palla, ok? Non è Ilaria Bernabei. Perfetta. Sei già sotto la palla. Si è porto. Vedi, quando il tuo obiettivo primario è risparmiare fiato, questo è il tuo 100%. E questo è il tuo 100%, ripeto. Cioè non è che hai provato a fare qualcosa di diverso, tu fai il solito male, basta. Questo. Tu sei a posto così, sono felice per te, io mi sarei strappato la faccia. Per te questo va bene, è giusto. Sarà bene questo? Infatti, ha fatto punto? No. Ma è strano. Sto provando. Ho visto, infatti. Palla aperta, palla che è più corta, con te che ci stai ancora più sotto. Cioè, ora è così. Batti diagonale. No, batti diagonale. Troppo aperta. Troppo alta. Devi piegare le gambe, non unirle. Oh, ma che è, Dio caro? Ora all'improvviso arrivano le zanzare grosse come... No, Ilaria, no. Oh, è il suo discorso. Devi tenerti lì aperta, sei del suo quadrante, provi a fare una cosa che non ha senso. Non devi sventagliare il bagger, bravissima Giada in compenso. E devi stare ferma e far rimbalzare la palla verso di lei. Un'alzata deve essere, un'alzata. Alzata. Troppo stretta Giulia, non ci arriva neanche col bagger tra un po'. Sei al centro, basta lì poco, gli la tieni più staccata, lei entra, attacca il pallone, vaffanculo. No, in realtà no, perché tu sai di essere lenta, cosa che è vera, e vai finisci sempre sotto. Per cercare di anticipare un gesto che non devi anticipare, perché lo scopo è non anticipare questo gesto, appunto. Sposta i piedi, sei piantata come un acero, vai. Molto giro di là. No,
Cambia lato, batti frontale. Cambia lato, batti frontale. Bella però questa. Questa è brava Giada. Mi piace. Mi piace. Non ha senso una chiamata, non ha senso neanche il palleggio, dai. Tieni la lì al centro, perfetto. Boom. Eh sì, però attacchi al centro e niente, finisce qua. Ilaria, no, però è troppo lento, fai un ingresso anticipato e ti butti di sotto. Skyball. Dovresti piegare le gambe invece che metterti a pecore, Ilaria. Di più Giada, questa qui è troppo stretta. Ok. Questo si corregge, va benissimo. È quella troppo corta che è un premio. Invece di questo va benissimo. Cerca di slanciare bene per portare subito le braccia in alto. Adesso? No. Se spezzi il bagger non serve a niente. Io comprendo che Elisa non ti stia aiutando, ma tu devi pensare a te a ricevere. Ok? Non devi aiutare lei. Il tuo scopo è allenare te. Dai Ilaria, porca la puttana, oh, ricezione in limbo. Cambio, giocateci di battuta. Ci invertiamo? Sì, vai. E quello è il brutto della tua sinistra là. C'è il campo che viene. Tira, e l'hai incostata qui, salita. Palla. Allora, qui adesso batti. Però non state così larghi che non serve un cazzo, batte, vedo che la palla va su Elisa, mi allargo. Vai. Anche perché sennò c'è una palla al centro. Sì, anche perché sennò come al solito l'obiettivo primario è non far fatica. Non saper giocare di suoi, non far fatica obiettivo primario. Madonna Ilaria, vuoi il cambio Ilaria? Cinque.
spinge di più nel suo quadrante e salta. Daniele è un po' spinta, vero? Sì, ma dovrebbe saltare, che sarebbe lo scopo dell'esercizio, saltare. Perché fin quando vedo che questa palla qui la gestisce piede a terra, poi non è che posso pretendere che lei possa fare qualcosa di più da schifo. Oh, Ilaria! Fai un passo avanti, entra in campo! Dio di Dio, entra in campo e lancia la palla al sotto, ma che ti devo dire? È troppo corta. Sei sotto la palla, non si sono staccati i piedi da terra. Bravissima Giulia, avevi tutto il tempo per riuscire a far tutto, invece che entrare 2 ore prima e noi risparmiare fiato di nuovo. Le gambe sono sbagliate, fai sbagliare i piedi anche a Giada, che la palla è troppo corta, lei si allarga. Batti diagonale Ilaria. No, non lo fare Giulia, non serve un cazzo così. Se questo è il livello di ricezione non lo potrete mai fare, non è che è inutile che ce lo nascondiamo. Non riesce neanche a tenere la palla sopra alla rete. Brava Giada, avrei voluto la prendessi di più con i piedi, ma va bene uguale. No, devi andarci con le gambe, non finire in terra, Dio santo. Stai scorrendo verso Elisa e perdendo la gamba destra, rimane davanti adesso. È un errore se scambiate la gamba adesso, cioè non è che potete compensare, la gamba destra rimane davanti. Questo mi piace, meno l'attacco. Se piegava le gambe poteva fare quello che voleva, è meglio stare con la schiena indietro e gambe stese, giustamente. Apri! Tanto riguardati, perché con il cappellino, cioè vai veramente indietro che secondo me ti verranno 2 ernie, ti verranno. Non so che ti dico. Non farti venire 2 ernie. Finisci con le braccia stese. Ilaria, cambia lato. A te serve velocità, cioè non potendo metterci forte ti serve velocità e tu sei anche lenta, il problema sta lì, quindi tutti i palloni che hai all'altezza giusta non li colpisci, non perché non ci arrivi, ma perché proprio non è solo che è appunto, cioè tutti i movimenti lenti c'hai. Anche qua, cioè c'è tutto giusto, 40 minuti per andare all'asta sulla palla che chiama il calcio, non capisci? Cioè non ha senso. C'è un problema che mi incanto. Io. Se c'hai il deficit di attenzione diventa dura. Hai fatto una bellissima alzata, va bene. Qualunque cosa l'abbia chiamato, comunque sia non ha passato la rete, quindi tu hai fatto il 200%, non il 100%. Era bellissimo. Ti vuoi buttare in ginocchio per non piegare le gambe, giusto? Questo è il vostro obiettivo. Prendere punto per non far fatica. Corretto. Molto difficile, devi anche voltare in aria, devi aprirla di più e non avere le braccia qua. Qui le braccia. Se la palla ti viene addosso tu fai un passo indietro. Aprila, se c'hai le gambe unite non apri un cazzo, povera Elisa, Dio santo. Madonna, brava, per accelerato. Se sono lì ce la posso fare, che se prima devo correre puoi partire. Però te lo dico. Vai, uno solo, battuta. È allenante Ilaria, neanche lei sa dove batte. È molto allenante. Giada non ce l'ha ancora fatta a fare una ricezione comunque. Eh? Vai Ilaria, batti diagonale. No, chiaramente come tutti i bimbi dell'asilo la palla difficile è stata perfettamente. Cioè, complesso del bambino dell'asilo si chiama, cerco su internet. La cosa da grandi la fai bene, quella da bambini no.
troppo a filo. Devi usare le gambe. Spingila verso di lei. Non contro la rete. Grande battuta questa. Dai, è da un attimo. Non devi levare le braccia, Elisa. Non con la testa, Giulia, rimani compatta, spingi questo pallone. Sei già nella posizione giusta, tienili là davanti in modo che possa riceverla correttamente. Giada, vai a battere. Cambio l'aria. Vai, battuta. Sapevo, tutta la vita. Tutta la vita. Anche questo. Beh, su un campo, ce la facciamo. Dio santo, 23 secondi. Una palla in rete, una palla ace e di nuovo una palla fuori. Questo è il vostro ritmo di allenamento. A 30 secondi nessuna ricezione su un esercizio di ricezione. Almeno sono andata indietro, che è già un progresso rispetto al solito. Gambe sbagliate, infatti la palla è corta. E non devi chiamare la 3. Sei in piedi, Ilaria, non serve un cazzo così. Batti diagonale, Giada. Prendere palla addosso, troppo alta l'alzata. Guarda, entra in campo se non riesce a battere in diagonale. Questo bel salvataggio però, bravo. No, ma come detto, ha colpito dalla parte lata del campo, cioè. Oh, giuro. Dopo un'ora e 33 prima azione di beach volley. Incredibile. Cioè, è talmente palese la differenza tra con quello che fate di solito che veramente, cioè. Ecco, vai, è tornata la merda, vai. È giusto, ne abbiamo fatta una, basta. Cioè non dobbiamo più fare nient'altro. L'obiettivo di oggi è completato, fare un'azione. Un'azione in due, ecco quell'altra. Oh, devi avere la palla più aperta. Se Elisa comunque sia, contiene la palla sul centro, perché a quanto pare insiste nel non voler capire come si fa. E non puoi fare niente. Alza in bagger e basta. Lo so che è troppo corto. È incredibile che sembra tutto l'ingresso, esattamente come a beach volley, pensa. No, cioè, volevo solo dire che... Cioè, cose scontate per tutti, meno che per voi. Giada, cambia lato. Ingresso in alzata, l'ingresso in attacco, l'ingresso in ricezione, sono tutti ingressi.
Pazzesco che a giugno debba rispiegare le cose che spiego agli Angels. Certo, e voi non sapete neanche cosa siano, perciò loro sono comunque più avanzate. Si è entrato 2 ore prima dell'alzata. Però è la tua. Ehi, vabbè. E vaffanculo, va. Certo che era dentro. È troppo a filo, Giulia. È sbagliata. Sei. Devi entrare e saltarci. Batti diagonale, Giada. Questo potevo provare. Che schifo. Questa era giusta, ma tu non hai saltato. Quindi. Sta andando indietro sul movimento, Ilaria. Solita cosa, dai, fin quando non piegherai le gambe, questo è il tuo massimo di ricezione.